Negli ultimi 2 anni invece abbiamo iniziato anche a fare un po' di vino, perché con questo avevo fatto, per favore mi prende una bottiglia del vino, col fatto che io amo il territorio Etna, ho sempre fatto a casa mia il vino, per uso casa diciamo. Venendo a casa mia i miei clienti, che qualche cliente amico magari viene a casa mia a mangiare, e ho assaggiato sto vino. E gli è piaciuto tantissimo. E allora ho iniziato anche a fare un po' di vino. Questo è fatto da Nerello Mascalese ed è un Etna Rosso. Ne facciamo poche, ne facciamo 3-4 mila bottiglie, non ne facciamo tante. E sono fatte da me direttamente, queste le faccio io. Non ho enologo, non ho... mi appoggio a una cantina che c'è sull'Etna, di cui io ho grande fiducia. Ecco, e faccio questo poche bottiglie. Facciamo questo Agradon, che significa vino puro in greco. Vino puro perché io cerco il più possibile di non usare il metabisolfito, che è un conservante che normalmente si mette nel vino. E poi ne facciamo anche un altro vino che si chiama Pirao, che quello è fatto con le uve tutte di montagna, sono uve fatte, coltivate a 900 metri sul livello del mare. Quelle sono tutte piante di 80-90 anni, tutte fatte ad alberello, coltivate ad alberello. Ed è un vigneto che produce molto meno rispetto a questo qui e ha un'altra stoffa. È un vino più da intenditore quello lì. Però anche questo qui è molto buono. Ecco, questa sempre, siamo sempre lì, di sta etichetta fa vedere l'Etna, richiama l'Etna.